Altro giro, l'invito ai cittadini pistoiesi di portare gli abiti che non usano più all'ONUS Gulliver. Noi attraverso i nostri 4 sedi doniamo queste cose a famiglie bisognose e in più vendiamo anche queste cose ai cittadini sensibili. Con il ricavato, la prima opera al Parco Scarpellini. Nei prossimi giorni inaugureremo altri 2 giochi, quindi tenteremo di fare un gioco al mese nei parchi cittadini. Quindi il riscontro, l'oggettivo che le persone ci portano le loro donazioni e il gioco nel parco. Quindi un progetto che sta funzionando molto bene, i cittadini l'hanno capita. Noi però invitiamo quei pochi che ancora non lo sanno a portare nelle sedi della Gulliver, via Toscana, Piazza Redi e nelle sedi di via Rossi, i loro oggetti, vestiti, abiti, qualunque cosa non usano più ma può essere riutilizzabile, e finisce il progetto all'altro giro. Quindi si rigira per la comunità l'economia che facciamo con questi beni. È una città che gioca, una città che si diverte, una città che si diverte nel verde. E grazie appunto a Gulliver abbiamo iniziato questo percorso, è iniziato già lo scorso anno attraverso la donazione di un'altalena inclusiva. Oggi ci regala uno scivolo che abbiamo installato al Parco Scarpellini, che è il parco dove la Gulliver è nata col suo mercatino di riuso. Hanno in progetto altri interventi sempre in vari quartieri della città. Ovviamente è un'economia circolare che hanno creato, quello che la gente non usa e non butta, magari lo porta nei punti di raccolta della Gulliver, e che viene dato, insomma, il ricavato viene rigirato, insomma, in qualche modo alla città, come attraverso la donazione di questi parchi giochi.